Oggi, a passato e presente, parleremo di un sindaco. Un sindaco? Ma che sindaco? Stiamo parlando di Giorgio La Pira, una personalità straordinaria che ha segnato non solo alcuni momenti importantissimi della vita politica italiana, ma anche alcuni momenti della vita internazionale. Sempre da sindaco di Firenze, Giorgio La Pira è riuscito a cambiare il corso della seconda metà del Novecento. Di questo sindaco così particolare parleremo col professor Agostino Giovagnoli e con tre laureati in storia che hanno approfondito questo argomento: Pietro Sorace, Ada Nardacchione e Ludovica Valentino. Professore, perché un sindaco, ma perché è così importante nella storia della seconda metà del Novecento, Giorgio La Pira? Perché è stata una figura certamente eccezionale, ecco, che ha superato largamente i confini abituali del ruolo del sindaco. Oppure possiamo anche dire che ha saputo usare il suo ruolo di sindaco di Firenze, una città che di per sé ha un suo patrimonio anche universale, per fare appunto di questa città un luogo di incontro fra uomini e donne di tutte le culture, di tutte le religioni. Allora le faccio meglio la mia domanda: perché non ci sono stati altri sindaci nella storia d'Italia che hanno preso un ruolo pari a quello di La Pira nei libri di storia? Come mai? Oppure, terza domanda, perché La Pira, visto che era un personaggio di prima grandezza, primissima grandezza, non si dedicò direttamente alla politica nazionale, anzi quel poco che si dedicò poi tornò indietro? Allora, la prima risposta, perché non altri sindaci hanno fatto come lui, è già stata data, nel senso che effettivamente è una figura del tutto straordinaria, un uomo di enorme cultura, di capacità di contatti, ha un epistolario fantastico, eccetera, eccetera. E per questo lui ha saputo appunto trasformare questo suo ruolo, e lui ha voluto restare in questo ruolo. Questo è molto interessante. Lui ha voluto fare una politica diversa da quella degli altri. Ecco perché avrebbe potuto essere tranquillamente ministro o anche tante altre, certo, cose, diciamo. Ma lui voleva fare un'altra politica e l'ha fatta. Ma questo vuol dire che è meglio? Cioè, se ne può trarre una lezione? Per esempio, a me colpì molto che Deng Xiaoping, dopo la sua fase d'oro, continuò a essere il capo della Cina, comandando la commissione degli ex combattenti, una cosa di assoluto non rilievo. Lei ritiene che ci sia, che uno dei segreti di La Pira sia anche questa modestia di essere rimasto sindaco di Firenze e da lì aver proiettato una politica mondiale? Credo che ci sia stata anche questa abilità, ma soprattutto lui credeva nelle città. Per lui le città sono vive, così scriveva, cioè ogni città ha una vocazione. Questo poi in Italia è particolarmente vero, ogni città in italiana ha una sua storia. L'Italia è ricchissima, le famose 100 città italiane. E lui aveva capito che la dimensione della città rende la politica più umana, perché è il luogo dell'incontro, non è una politica a distanza giocata sui rapporti di forza. Verissimo, professor Giovagnoli. Entriamo nel primo capitolo della nostra storia. Nel 1952 La Pira organizza gli incontri internazionali della pace. Arrivare dove la politica ufficiale non può arrivare. Questo è il fine che La Pira si pone quando nel 1952 dà il via ai convegni internazionali per la pace e la civiltà cristiana. Siamo negli anni della Guerra Fredda. L'iniziativa di La Pira è difficile e decisamente controcorrente, ma riscuote un successo insperato. Lei, signora Hennein, c'era 20 anni fa al primo colloquio mediterraneo di Firenze? Sì. Lei, egiziana? Sì. Ed era una cosa straordinaria perché in quell'epoca in Egitto non si voleva sentir parlare di pace con Israele. Eravamo un po'.